la decrescita sostenibile, che non sia soltanto un modo di dire. Io vedo che una cosa semplice che vedo nella vita è che, e faccio il confronto con quando io ero una ragazza ai primi anni dell'università, che i miei compagni di scuola, ex liceali, insomma, si aspettavano l'automobile, le vacanze fuori, tutta una serie di benefit dai propri genitori, della classe media, e queste richieste spesso magari assumevano l'aspetto di una pretesa, perché era abbastanza normale, era quasi dovuto avere un'automobile per muoversi autonomamente e tutta una serie di cose. Io vedo mia figlia, vedo i suoi amici che sono ragazzi universitari, che insomma fanno parte un po' di questo stesso mondo, che non vanno a piedi, non hanno più nessuna pretesa riguardo a questo, che sanno che si muovono in un mondo in cui si possono avere meno cose, forse si possono anche avere nessuna aspettativa di arricchirsi, ma soltanto di conseguire un modo dignitoso, forse di benessere, di relativo benessere, di stare al mondo. Questo forse può anche non essere un male in sé. Ogni crisi porta degli aspetti che comunque non possiamo prevedere del tutto, e noi dobbiamo anche essere fiduciosi del poter tirar fuori da una crisi i suoi aspetti di maggiore innovazione.